Eccoci qua, salve a tutti, puntata di Onorato di mercoledì 18 gennaio. Allora, bene, oggi ho riso fino a 2 secondi fa perché il mio compagno che c'è un singhiozzo pazzo. Mi canto che la sua zia fa, che singhiozzo è? Insomma, c'è un singhiozzo molto particolare, per cui per quello. E l'ho riso come non so cosa. E quindi vabbè. Allora, una cosa mi ero dimenticato di dire che ieri finalmente ho, ecco, praticamente uscito fuori un blocco, praticamente. E sì, non sono stato là perché tanto, ma finico, cioè già anche oggi uscire continuamente lo schifo, vabbè. Da mattina ovviamente abbiamo lavato i capelli perché abbiamo approfittato del fatto che produceva ninni praticamente, e che oggi è stato particolarmente brutto. Ha piovuto, insomma, non è che ha fatto chissà che cosa, però insomma, ecco, ha piovuto e non pioveva, era brutto, eccetera. Oggi in realtà dovevamo andare con la zia della mia compagna e anche la mia compagna, perché la prima che ho detto aveva una visita, una cosa un po' particolare. Praticamente c'ha una zampa che c'ha un punfo da una parte che non si capisce, già verso che cazzo è, perché sembrerebbe che non sia una cosa terrificante, però insomma c'è sta roba, ecco. E nemmeno sto dottore sembrerebbe che abbia detto che cazzo sia, vabbè, boh, non si sa che roba è. A parte i linfonodi ingrossare, sì, vabbè, ma non si capisce perché, non è, però boh, vabbè. E quindi ecco, quindi in teoria dovevamo andare, poi alla fine invece è andata veramente una sua amica che insomma, diciamo che finché non c'è andato tutto quanto, non ero molto convinto che fosse, vabbè. Quindi a me è andata così. Riuscirò a parlare meglio, meno così. Faccio una puntata più corta. E quindi vabbè, quindi insomma, andato ha fatto niente. Soltanto che stavolta, come si chiama? Il parcheggio l'abbiamo pagato. L'unica cosa, ah, no, giusto, che voglio guardare sul telefono che ho in mano. No, perché qua c'ho il, come si chiama? L'estratto conto, diciamo. Sì, perché diciamo, ho il telepass. Sì, perché abbiamo fatto l'offerta, mi pare. Mi pare che adesso sia in scadenza, tra parentesi. Mi sa che non so se a fine di quest'anno o già quest'anno incominciamo a pagare invece la quota mensile. Vabbè, c'è da dire una cosa, che adesso, ecco, tra parentesi, è comodo perché già due volte che siamo andati all'ospedale e non abbiamo dovuto mettere il biglietto e poi dopo avvicinarsi, poi così, poi tra parentesi, quando guida la mia compagna ha delle difficoltà, nel senso che tutte le volte aiuto non ci arrivo, per cui insomma ecco, io mi immagino. Cioè, io mi immagino una scena, cioè, se fosse a prendere il biglietto, una cosa del genere, forse
fosse là, come si chiama quello lì, Matteo Valente, la Valenti, non mi ricordo come si chiama bene il cognome, quello lì, Valenza, Matteo Valenza. E perché, diciamo che non è esattamente Magic Johnson, per cui diciamo che ha delle difficoltà, penso, abbastanza notevoli. Cioè lui senza Adele avrebbe veramente dei grossi problemi, e mi immagino, insomma, dov'è che c'è la cosa del biglietto? Ah sì, sempre zona ospedale, però diciamo il padiglione Rama, che non è un personaggio dei cartoni animati, non è Rama, insomma, che è vicino all'ospedale, però là invece c'è il biglietto tradizionale che devi pagare, poi la macchinetta eccetera, ecco. E effettivamente quello non ce l'ha il discorso del telepass, quindi insomma su una cosa del genere, oddio, non mi ricordo se il comunale di Piazzale Roma ce l'ha, dubito. Vabbè, comunque insomma, ecco, ma vabbè, chi se ne frega, però appunto uno va in centro a Mestre, trovare posto è assolutamente difficile, ecco, in alcuni punti conviene veramente andare a, come si chiama, al parcheggio da Andrea Costa, e là per esempio c'è il telepass, per cui non è che dico adesso se mo pago la quota là, oddio, non lo sfrutterò più, cioè oddio butto soldi, no, perché tante cose. E poi ripeto, abbiamo in procinto di comunque cambiare macchina entro l'anno, pare che la mia compagna pare che si sia convinta, tanto pago io, e qui no, vabbè, nel senso che c'è l'incentivo, c'è la rottamazione, forse ci potrebbe essere un e poi se per di più siamo anche fortunati che tutto ciò è valido e c'è ancora quella macchina che abbiamo visto con il chilometro zero, che praticamente a tutto quello che vogliamo noi costa sui 5.000 euro in meno, e quindi non sono pochi, e per di più colore, insomma c'è tutto quello che vogliamo, se ci fosse quella, tanta roba, anche se a me piaceva più il rosso, però vabbè, rosso e blu posso accettarlo, ecco, colori di Allerona, e i colori di Allerona posso accettarli, ma insomma, anche se rossa con le strisce o blu o verdi sarebbe la morte sua e la mia, perché a quel punto sarei preso a bastonate, però sarebbe una gran bella roba, una bella Viper da corsa, mica male, e quindi ecco, troppo so io rossa con le strisce e mezzo sono bianche, e rosso e bianco mi sa tanto Perugia, e no, e quindi vabbè, quindi questo, ecco, rosso e verde invece mi piace di più, e molto di più, e quindi va bene, che non è solo Terni, tra parentesi, e non è solo Terni, vabbè. Allora, dicevo, quindi
mi sono perso. Ah, il discorso del Telepass, cioè anche quello poi poi ecco, può essere utile perché in zona abbiamo comunque dei parcheggi e cose che paghi col Telepass. Abbiamo tra parentesi comunque il procinto D, per cui mi viene a dire che anche se avrò la limitazione per 3 anni a 100 km all'ora, e comunque no, possiamo anche pensare che la mia compagna è un po' restia, a fare tutto l'unica cosa a cui non è restia è fare le pulizie, e però ecco, soprattutto a girare in macchina, a quel punto diciamo palla ce l'ho in mano io, e quindi a quel punto possiamo senza grossi problemi, anche perché ripeto, a quel punto diciamo che tornerei probabilmente a guidare molto più come dire, con molta più voglia, ecco, cioè nel senso che adesso devo essere sincero, l'ultima volta perché ho messo sta cosa, devo essere sincero, cazzo, che dico puttanate, cioè non c'entrava niente più che altro in questo momento. Io da quando ho la tesserina rosa praticamente non ho più messo le mani dietro, o il culo direi più che altro, più che le mani, il culo dietro un volante, per cui sì, il fatto è che qua abbiamo tutte macchine col cambio manuale, per carità, l'ho fatto il cambio manuale e tutto quanto, però devo essere sincero, però siccome sono venuto su col cambio automatico, non lo so, non me ce trovo col cambio, cioè se devo fare una gara su Gran Turismo ci può anche stare, ma cazzo, ma andare in giro così col cambio manuale, boh, sarò io che sarò. Sì, che poi non c'è niente che, cioè una volta che uno prende via, alla fine sicuramente va, però c'è niente da fare, mi trovo meglio con quello. E poi comunque, ecco, poi comunque la macchina insomma della mia compagna è cioè nel senso zio Billy, bisogna metterci una forza e cambia marcia, pare che sta guidando un camion, per cui insomma non è che c'è tutta questa gran voglia di guidarla, ecco. Poi con la cosa c'è il rischio che si sfonda da un momento all'altro, che comincia per 23 anni, insomma comincia per i suoi problemini, e quindi insomma anche quello non è che poi si sì, va in giro così, dove vai, vabbè, insomma così, e quindi insomma potrebbe essere che a quel punto, con se ci dice culo una volta tanto finalmente ci dice culo, e quindi riusciamo a portarcela a casa con meno della metà di quello che dobbiamo, quello che costa, ce la prendiamo anche subito, e quindi tanta roba, perché anche mi ha detto niente, insomma, ecco, cioè, a quel punto diciamo che è sabato e domenico, perché tanto sono stando al lavoro costantemente, tanto ho visto che non hanno nuovo vita vecchia, perché vedo che il 25
ci sono due o tre eventi tutto lo stesso giorno, cioè, pare proprio che vabbè, non ne usciamo, punto. Cioè, non se ne viene a capo. Quindi, cioè, non è che posso sperare che durante la settimana, ok, andiamo, cazzo, non andiamo, fanculo. Per cui sarà giusto il sabato e domenica, che allora a quel punto, sperando che non sia stato una settimana troppo, troppo stancante, e, cioè, andremo in giro, non lo so, speriamo. E quindi vabbè, quindi insomma così. Domani invece sembrerebbe, però ripeto perché l'ho già detto in qualche onorato, mi sembra anche quello di ieri, ma non ricordo bene, quindi potrei dire una cazzata, insomma sono sicuro che l'ho detto ma non mi ricordo ora bene quale, che meteoro, vabbè, insomma quelli gli uomini del meteo, sembra che così sparino a cazzo praticamente ultimamente, cioè, ci azzeccano manco quando sbagliano, però sembrerebbe che, almeno messo, che potrebbe essere talmente freddo da fare neve qui. Vedremo, perché sarebbe bello, perché proprio venerdì che abbiamo l'intenzione di uno andare a sentire sto discorso che ho appena detto poco fa, due devo passare a Vodafone perché la SIM, quella lì che mi hanno dato, niente, c'ha 10 giga. Ecco, che cazzo che il giga illimitato in affava, e quindi vabbè, quindi purtroppo è così e basta, e quindi è andata così, quindi insomma ecco, quindi sembrerebbe che domani forse farà neve. Vedremo un po' oggi, e concludo. A proposito, ieri avevo detto quella cosa del link, e no, purtroppo il post che aveva messo, andate a vedere la puntata precedente per capire di cosa sto parlando, e non è pubblico, è diciamo solo per gli amici, e per cui e purtroppo per lei, io sono suo amico su Facebook, e quindi riporterò i link, quelli lì che ha messo, insomma ecco, avrò riportato il link perché non, però andate a vedere la puntata di ieri per capire di cosa sto parlando, e fate sto sondaggio, e quindi vabbè, e quindi questo, l'altra cosa che volevo dire, niente, che finalmente ho fatto un altro video dei 6 che mi aspettano, quindi me ne mancano altri 4, poi mi sono messo a fare una cosa che non me l'hanno chiesto, però ho paura che nella mail c'è la richiesta di cui manderò su tutto, faccio prima, e quindi morale la favola, insomma ho perso un pomeriggio praticamente in quel modo, ma anche già solo quel video, porco Giuda, quanto ho perso tanto tempo, e vabbè, e quindi è andata così, niente,
Volevo dirvi qualche altra cosa, ma siccome è tardi, voglio vedermi anche un talk che c'è su una TV particolare. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. E vi dirò se c'è stata o meno questa grande nevicata. Ciao, ne. Sì, ciao, se sbaglio però schiacciare, schiaccio 62.